fatto che il governo oggi abbia diciamo, anticipato il termine del DL44 dal 31 dicembre al 1 di novembre non può che farci piacere, ovviamente abbiamo lottato tanto per questo e avevamo chiesto espressamente un segno di discontinuità con il nuovo governo. Questo segno è arrivato, non è sufficiente per tutta una serie di ragioni, a cominciare dalle motivazioni che ha dato il ministro della Salute Schillaci in conferenza stampa, dove diceva che questo anticipo è legato semplicemente a una modifica della curva epidemiologica e a una mancata pressione sulle strutture ospedaliere di ricoveri. Ecco, non è questa la ratio per cui si può imporre un obbligo, si può vietare a un cittadino di svolgere la propria mansione. La razza era che quella legge era ingiusta fino ab origine e che come tale doveva essere cancellata. Il sentimento che prevale già ora è quello ovviamente di gioia per me e per i tanti colleghi che possono tornare a fare quello per cui hanno studiato e lavorato fino a un anno e mezzo fa. Insomma, la nostra era una missione, siamo felici di tornarla a fare. E chiaramente c'è anche preoccupazione forte per la campagna mediatica che si sta montando intorno a questo rientro, che ci vede additati come persone sgradite, persone che non dovrebbero più svolgere la professione medica o sanitaria, sulla base di non si sa quale principio, visto che siamo le stesse persone che hanno curato magari i loro cari, che li hanno salvate magari, e soprattutto che hanno lavorato anche durante il periodo Covid, quando la vaccinazione non c'era. Il medico il sottoscritto che ha lavorato fino, se non ricordo male, al 28 di luglio 2021, curando questi pazienti il 29 di luglio, era sospeso, è sempre lo stesso soggetto. Quindi se aveva curato bene fino al giorno prima, non vedo perché non possa tornare a curare bene anche nei giorni futuri. È sicuramente una battaglia ideologica e di principio, strettamente politica, quella che viene fatta sulla pelle di cittadini che hanno una fedina penale incensurata e che oggi deve essere additato. Ci stanno mettendo contro o provano a metterci contro i colleghi, la cittadinanza, e questo è un clima di odio che noi respingiamo e viene da quegli ambienti che hanno sempre parlato di diritti, di libertà, di uguaglianza, di rispetto delle minoranze, di confronto, di rispetto delle idee, insomma. Dovrebbero farsi un esame di coscienza tutti costoro. E sono giunti in queste ultime 24-48 ore migliaia di messaggi, di auguri per il ritorno al lavoro, per come è andata a finire la battaglia, di pazienti e cittadini che sono contenti che una parte della classe medica e dei sanitari in generale torni finalmente al lavoro. Quindi tanta solidarietà, questo c'è stato, l'ho toccato con mano in questo anno e mezzo, due anche fuori dagli ambienti di lavoro. Raccontiamoci, è nata subito dopo il DL44, formalmente a giugno del 2021. Abbiamo circa 5.300 soci e un gran numero, decine di migliaia di persone che ci seguono. Abbiamo aiutato economicamente molti colleghi sospesi, abbiamo stanziato circa 260.000 euro a supporto di chi era rimasto senza stipendio. E voglio ricordare un fatto importante, e cioè che chi è un dipendente pubblico a rapporto esclusivo non ha la possibilità di svolgere alcun altro lavoro, fosse anche il pizzaiolo, il cameriere e via discorrendo. Quindi in questi mesi non ha avuto alcuna fonte di reddito, non solamente perché non doveva svolgere la propria mansione di sanitario, non poteva svolgere alcuna altra mansione. Ecco, lo Stato ha condannato moltissimi cittadini a non avere una fonte di sostentamento per sé e per la propria famiglia. Questo ritengo il fatto più grave di tutta questa questione. In questi 2 anni molti colleghi, seppur trivaccinati, si sono infettati, sono stati a caso, l'abbiamo visto anche in questa ultima estate, e quindi è la carenza strutturale che abbiamo di professionisti della salute. Si sono andate ad aggiungere le sospensioni, e poi anche le malattie di chi comunque, nonostante essendo vaccinato e avendo il Green Pass, si è comunque infettato negli ospedali. Quindi tutto questo ha portato a un cortocircuito e una carenza di cura per il cittadino. E quindi questa norma è stata ingiusta nei confronti del singolo cittadino, menzognera perché si basa su un presupposto inesistente, e cioè che questa vaccinazione evita il contagio. E poi alla fine è andata a ricadere sulla salute, sul diritto alla salute di tanti cittadini. Per quanto riguarda la spaccatura sociale, ci tengo a precisare che era il 3 agosto 2021, quando io da un palco qua di Vicenza avevamo una manifestazione di 3.000 sanitari,
dissi che non avremmo accettato questo clima di odio che si stava creando, perché noi non lavoriamo per dividere ma per unire. E ribadisco quindi a distanza di un anno e mezzo che siamo preoccupati di questo, non lo vogliamo, pensiamo che lo stato vaccinale di un cittadino, piuttosto che il possedere o no una tessera verde, non possa essere un discrimine tra i cittadini e che le persone non dovrebbero proprio essere interessate a queste questioni. Cioè non ci deve essere come Stato la richiesta di mostrare una tessera o il proprio stato vaccinale per ritenere quella persona valida o meno, degna di essere accolta o meno. Il sottoscritto, come tanti altri colleghi, hanno visitato, curato e salvato la vita a cittadini che hanno ucciso altri cittadini, a persone che hanno fatto parte di organizzazioni criminali e non abbiamo chiesto nulla. Le abbiamo salvate come se fosse stato il bambino più innocente di questa terra. Ecco, questo è il criterio che ci ha mosso e continua a muoverci. Ci auguriamo che quindi i cittadini non ascoltino questi divulgatori di odio, ma tornino a vivere in maniera serena, come deve essere, con una società che su certi principi è assolutamente coesa. Non deve più succedere a nessuno di essere discriminato per una scelta di questo tipo e soprattutto non può essere leso il diritto al lavoro di tutti i cittadini.